Perché noi siamo fan di Michele Riondino, ma non solo, noi seguiamo Cinzella, per esempio, capito? E fai bene. Cioè, non è che noi siamo i fan della prima ora così, noi ti seguiamo su tutti i fronti, che quindi sono tantissimi. Hai potuto vedere il successo di Cinzella. Il successo in tutti di Cinzella, ma a noi piace molto la tua passione politica, il fatto che dici sempre quello che pensi senza fare i calcoli, che finalmente in un'epoca di politically correct di dire la cosa giusta. Bah, sì, guarda, non ho niente da perdere, ho solo da guadagnare dicendo la verità e raccontando la verità di, per quello che conosco, ecco. Ho sempre pensato questo. Però posso dire che si percepisce anche. Si percepisce anche che è una verità. Cioè, che quello che dice è quello che pensi, punto, senza filtri, senza pose, senza, no? Perché poi si può scadere dall'altra parte quando uno prende una posizione per far vedere che ha preso una posizione. Ma sai, molto spesso però che cosa capita? Che quando ci esponiamo o prendiamo una posizione riguardo a un tema, poi ovviamente il rischio è quello di essere usati come arma, no? Come grimaldello per dire ok, adesso la dicono, ognuno dice la propria. E anche gli attori allora adesso. L'attore deve fare l'attore. Esatto, ma poi detto parla questo, di cinema. Ma poi detto questo nell'era dei social è quantomeno è ridicolo, perché veramente tutti dicono tutto. Esatto, di tutto. Esatto. Che tra l'altro è fantastico anche quando su Twitter c'è qualche musicista anche che è americano, io seguo, e sotto gli commento stick to the music, come dire, no? Proprio come se una persona poi fosse solo quello che fa e non... E non un cittadino prima di tutto. Esatto, innanzitutto quello. Senti, a parte questa digressione che però volevo, ci tenevo perché è una cosa che a me piace molto, sei qui alla Mostra del Cinema di Venezia con I Nostri Fantasmi, un bellissimo film di Alessandro Capitani, che è stato qua prima, su questo rapporto tra padre e figlio, che a me ha ricordato qualcosa anche... Non chiedemi perché, ma Dustin Hoffman in Kramer contro Kramer, con questa simbiosi tra il genitore e il piccolo. Ti chiedo innanzitutto da padre se è stato facile oppure invece difficile. Bah no, da padre è stato più facile che se non fossi stato padre, ecco. Con Alessandro infatti abbiamo usato più volte il mio rapporto con le mie figlie. Con quella più grande perlomeno, perché ha la stessa età di Orlando, il bambino del film. E è stato utile, molto utile, è stata una preparazione diciamo completa, perché il rapporto tra... ecco, è stato nuovo nel senso che io ho a che fare con le donne, col femminile. Col femminile invece, quindi, diciamo... quindi questa è stata la prima volta nella mia vita ad avere un figlio. Ed è stato interessante, perché poi alla fine essere genitore è sempre, cioè ogni figlio è diverso dall'altro e l'esperienza è sempre diversa, quindi anche in questo film l'esperienza di essere padre di un bambino è stata molto formativa. Sì. Senti, con Alessandro Capitani invece com'è andata? Come fai le tue scelte innanzitutto? Questa era un'opera seconda, un film anche molto particolare, nato, poi cresciuto in seno alla Phoenix, no? Quindi anche una casa di produzione piccola che sta crescendo. Come fai le tue scelte? Guarda, le mie scelte sono dettate dal rapporto che si instaura con il regista, fondamentalmente. Cioè, a me piace partecipare a dei progetti che posso permettermi di sentire miei. E se c'è dall'altra parte un regista che mi permette di condividere questa esperienza in maniera autoriale, si diceva una volta, sì. Che poi dopo è diventata anche una brutta parola. Sì. Ecco, infatti, anche stai attento, pensa a un autore, pensa a fare l'attore, ma fai il non cinema. No, invece con Alessandro c'è stata subito condivisione del progetto. Ho inseguito, era un po' che inseguivo, mi piaceva l'idea di poter interpretare un padre, un genitore, quindi Alessandro mi ha offerto una sceneggiatura. Beh, una sceneggiatura utile al mio percorso. Quindi quando, oltre alla bellezza e all'adesione al progetto cinematografico professionale, c'è anche, da un punto di vista egoistico, anche un interesse a conoscerne di più, ad approfondire su se stessi, no? Certo. La materia di se stessi. E poi è un viaggio, no? Cioè una tappa dopo l'altra. Sì, e con Alessandro c'è stata anche questa condivisione, cioè da subito, ma si è protratta poi nello studio della sceneggiatura, nel cambio della sceneggiatura, sul set, insomma,
ho avuto la fortuna nella mia carriera di incontrare registi che mi hanno dato questa possibilità, e tutti quei film sono film che amo particolarmente perché li sento miei come Alessandro, certo. Come regista. Senti, tu che le sei qui a Venezia anche con, ci sarà una commemorazione per Libero De Rienzo, una ferita che fa ancora male, però perché a volte uno ci pensa, se lo dimentica dici non c'è più. Purtroppo non lo dimentichi perché una persona come Picchio, un amico, un attore, un collega che a ogni occasione di set, quindi di lavoro, appunto anche qui c'è la condivisione, lì con lui si è sempre condivisa un'esperienza, un pezzo di vita. Noi del cinema, cioè noi che facciamo cinema, alla fine, ed è quello che diceva anche Picchio, cioè noi cambiamo famiglia, cioè quando cominciamo un film volta. La nostra famiglia diventa la troupe, e con lui in particolar modo questa cosa era sempre stata reale e concreta. Quindi è difficile accettare la sua assenza perché la sua presenza ti metteva di buon umore, cioè nel senso il fatto di sapere che ci sarebbe stata un'altra occasione nella quale si sarebbe potuto condividere un set, è una cosa che si fa difficile, è difficile ad accettare, ecco, che non possa più esserci un'altra occasione. Infatti noi continueremo a ricordarlo e anche nel futuro per le giovani generazioni. Michele, noi ti ringraziamo, ti seguiamo anche per tutto il lavoro che fai su Taranto, su tutto il proprio quella percezione, no? Che grazie. Aiuti molto, quindi come direbbe Volonté, 10-100.000 Riondino, va bene? Mm? Michele Riondino, lo trovo. Grazie.